per noi fare un lavoro del genere in Italia sarebbe stato impossibile, anche perché avendolo fatto tutti e due non era impossibile in Italia. E qua invece è stato un sogno che si è realizzato. Ciao, mi chiamo Maria Elena Zucca, sono sarda, siamo venuti qua. Io ho messo qualche anno fa un apparecchio ortodontico e quando ho messo questo apparecchio, l'ho tenuto quasi 3 anni, il medico mi ha detto che avevo un inizio di parodontite. Dice, quella la curiamo mano a mano. E così in questi 3 anni lui mi faceva delle pulizie un po' più approfondite, insomma. Finito il percorso con l'apparecchio, mi doveva fare una cura specifica con un antibiotico particolare e invece non l'ha fatto. Allora, non l'ha fatto perché quando dovevo iniziare questo percorso con questo antibiotico che mi doveva iniettare lui, mi aveva detto che l'avevano tolto dal mercato, questo antibiotico. Io gli ho chiesto, ma perché non funzionava? E lui mi ha detto, no, proprio perché funziona. E quindi le case farmaceutiche, io sono rimasta un po' così. E alla fine non ho fatto questo antibiotico che mi avrebbe dovuto fare, credo, ogni 15 giorni, se non ricordo male. Niente, lui mi ha detto ogni 6 mesi comunque, anzi anche ogni 3, mi doveva fare la pulizia dei denti proprio per tenere a bada questa parodontite. Ma col tempo, cioè più passavano gli anni, più i denti si storgevano e più le gengive si ritiravano. Alla fine sono arrivata a un punto che comunque i denti li avevo tutti, ma si muovevano. Sino a che non volevo arrivare senza stare senza denti, se mi scendevano non ci potevo pensare. E allora mi sono messa in contatto con la clinica di Dottor Palmas e abbiamo affrontato questa avventura. Il sorriso è la prima cosa che uno mette in mostra, cioè uno quando ti guarda la prima cosa è il sorriso e quindi è importante, importantissimo. Per noi fare un lavoro del genere in Italia sarebbe stato impossibile, anche perché avendolo fatto tutti e due. Sarebbe stato un appartamento. No, ma non ce l'avremmo mai fatta. Troppi soldi ci volevano per farlo in Italia. Non era impossibile in Italia. E invece qua siamo riusciti a farlo tutti e due ad un prezzo ragionevole che ci siamo potuti permettere. Con grande soddisfazione. Grande soddisfazione, sì.